Allora, nel mese più buio dell'anno, noi cosa facciamo? Accendiamo le luci, ok? Questa è Hanukkah. Illuminiamo il mondo, illuminiamo i deserti, illuminiamo le città, illuminiamo La soprattutto di crisi. gioia le nostre anime. E più condividiamo la nostra luce con gli altri, più noi riceviamo luce. Quindi ognuno di voi dia la sua luce a qualcun altro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu le'adlik ner Chanukah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim le'avoteinu bayamim ahem bazeman hazeh. Amen. הנרות הללו אנו מדליקים על השבועות ועל הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים וכל שמונת ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך על נפלאותיך ועל ישועותיך. אז אגמור בשיר מזמור חנוכה המזבח. אז אגמור בשיר מזמור חנוכה המזבח. Vorrei parlarvi dell'arte del ricevere, partendo da una citazione importante, una citazione famosa di un grande scrittore francese, Brillat Savarin, e diceva: invitare qualcuno significa occuparsi della sua felicità per tutto il tempo che passa sotto il nostro tetto. E questo è importante, è una frase importante perché completa con un aspetto emozionale l'arte del ricevere. Spesso mi sento dire sì, ricevere, però poi è difficile, la casa, i bambini, l'organizzazione. Ma ricevere ha un significato importante. L'arte del ricevere è fatta di tante cose, di regole, di buone maniere, ma è fatta soprattutto di una cosa importante, che è il benessere dei nostri ospiti. Per cui ogni volta che riceviamo, il messaggio che dobbiamo dare è quello veramente di un momento di tranquillità e di serenità alle persone che condividono con noi questo momento. E naturalmente per fare questo bisogna essere molto organizzati, o perlomeno bisogna organizzarsi molto bene prima. Questo lo sanno bene le padrone di casa, che sono il centro di ogni ricevimento. E per poter essere, come diceva Donna Letizia, riposate e riposanti al momento in cui arrivano i nostri ospiti, veramente l'organizzazione prima è fondamentale. E l'organizzazione prima è fatta anche qui di tante cose. Intanto scegliere il tipo di invito, scegliere il tipo di ricevimento, la lista degli invitati, veramente tanti aspetti che ognuno di questi aspetti poi fa sì che il vostro ricevimento sia riuscito. Io non voglio entrare troppo nella parte organizzativa perché siamo qui comunque per una ricorrenza festosa, siamo qui per una ricorrenza gioiosa e quindi il mio piccolo regalo a voi per questa ricorrenza è la tavola che ho preparato questa sera. La tavola che ho preparato segue alcuni canoni di estetica della tavola che sono importanti e vi ricordo che tutte le regole che abbiamo oggi a tavola ci arrivano praticamente dalla Corte Medicea, cioè la Corte Medicea ha dettato legge per un periodo di tempo enorme e alla Corte Medicea si sono canonizzate veramente le regole della tavola, per esempio i padroni di casa seduti capo tavola, la disposizione delle posate, la famosa forchetta che poi Caterina de' Medici, mia moglie, porta in Francia sposando Enrico II, e diciamo che Caterina de' Medici è un po' il passaggio dalla corte medice alle corti francesi
di quella che è l'arte del ricevere. Quindi Caterina de' Medici porta in Francia i banchetti sontuosi, porta in Francia alcune basi ancora oggi della cucina francese e porta soprattutto una classe e un'eleganza che hanno contraddistinto l'epoca rinascimentale in Italia. Quindi sulla tavola ci sono alcune regole rispettate, per esempio la posizione delle posate, e vi ricordo che se vi capitasse di essere in difficoltà al momento di usare le posate, la regola più importante è sempre quella che dovete pensare che ognuna di queste regole è nata per agevolare il commensale, mai per metterlo in difficoltà. Quindi le regole non sono mai troppo strette. O se vi rendete conto che sono così strette per cui i vostri ospiti sono in difficoltà, potete modificarle, perché l'importante è che loro siano a loro agio. Quindi, se vi trovate con tante posate a tavola, chiaramente la regola è quella dell'ordine di utilizzo. Sono sempre quelle più esterne per arrivare a quelle più interne. Lo stesso discorso per quanto riguarda i bicchieri. I bicchieri, con il discorso della degustazione del vino, hanno subito una trasformazione enorme. La posizione dei bicchieri è rimasta la stessa. Trovate sempre alla vostra destra il bicchiere più piccolo, che è quello per il vino, seguito da quello più grande, che è quello dell'acqua. Nel caso in cui ci siano degli altri bicchieri potete aggiungerli, ma sempre nella parte dietro, in modo che appunto i vostri commensali non abbiano difficoltà a muoversi e a servirsi. Sul tavolo vedete dei sottopiatti. Il sottopiatto è una moda un po' recente nell'arte del ricevere. Chiaramente nasce per evitare che il commensale si trovi poi soltanto con la tovaglia e comunque il tavolo non sia mai povero. Il sottopiatto non necessariamente deve essere coordinato ai piatti. Questo perché nell'estetica della tavola una delle regole importanti è la regola dell'armonia. Quindi potete mescolare, potete creare una vostra tavola che vi assomigli, anche mescolando materiali diversi. Per esempio i sottopiatti sono di plastica, quindi abbinate un piatto importante come può essere questo con un profilo in oro a un sottopiatto di plastica. L'effetto è comunque gradevole anche mescolando due materiali completamente differenti. In Italia il tovagliolo si mette a sinistra, in Francia si mette a destra. Però la regola per gli italiani è il tovagliolo a sinistra. E il tovagliolo è molto importante perché ha il ruolo di dare il segnale di inizio e di fine del pasto. Perché quando la padrona di casa con un gesto apre il tovagliolo e se lo appoggia sulle gambe, sulle ginocchia, significa che il pasto comincia. E quando la padrona di casa, senza piegarlo ovviamente, lo riappoggia sul tavolo a sinistra, dà il segnale che tutti si possono alzare. Quindi il tovagliolo ha questo ruolo importante. Sempre a sinistra, e questo lo dico perché spesso siamo abituati a pensare che tutto si svolga sulla destra, chi non è mancino è portato a pensare tutto sulla destra, sempre invece in alto a sinistra si trova il piattino pane. E a me è già successo in alcune cene poi di rimanere senza pane, perché ognuno pensava che fosse a destra e io ero in mezzo, e mi sono seduta perché non sapevo più da che parte, quale fosse il mio piattino. Quindi in alto a sinistra si trova il piattino pane. E il pane ha un altro significato importante, perché è il primo contatto con la tavola, perché in genere quando si siede a tavola la prima cosa che si fa si sboccocella un pezzo di pane. Quindi il pane ha questo significato importante. Oltre all'estetica della tavola, con una tavola trasmettiamo dei messaggi ben precisi, per esempio con la simbologia dei colori. Plotino diceva: il colore è l'oggetto primario della vista. Quindi quando voi preparate una tavola bellissima e i vostri ospiti entrano nella sala da pranzo, la prima cosa che noteranno è il colore, sapendo che con i colori trasmettiamo dei messaggi. Il verde trasmette un messaggio di serenità e di continuità, gli alberi sempre verdi. Il blu è il colore della tenerezza, il colore delle coccole. Nel marketing tutti i prodotti per l'infanzia sono blu o azzurri, quindi c'è un significato importante. Il bianco ha questo senso del sacro, perché molti capi religiosi sono vestiti in bianco, quindi quando volete porre l'accento su un momento importante, una tovaglia bianca, una decorazione bianca, invia questo messaggio. E poi chiaramente l'oro, perché è il simbolo dell'importanza, il simbolo della ricchezza. Ogni cosa quando è oro assume importanza, diventa più preziosa. La simbologia del colore è legata anche nella decorazione
agli oggetti che voi metterete sul tavolo, e una tavola che è la tavola di un momento gioioso deve essere immediatamente riconoscibile, cioè quando voi entrate in una camera o avete preparato una tavola per i vostri ospiti, se è un momento importante come potrebbe essere questa festività di Hanukkah o per esempio per il Natale, la tavola si deve subito individuare come tavola di quella ricorrenza. Infatti io ho usato delle decorazioni che ricordano questa festa, la piccola trottola, le monete sono diventate degli appoggiacoltello, e quindi i simboli possiamo anche magari utilizzarli in un modo un po' più fantasioso. E poi per i vostri ospiti, sempre perché questo momento di tranquillità, di serenità che siete riusciti a offrire loro rimanga veramente presente, potete creare dei piccoli oggetti. Io ho creato questi spiedini con una frase, perché i vostri ospiti si porteranno a casa un oggetto, un piccolo oggetto. Un segno apposto, certo. E in questo oggetto ci sono tutti i ricordi e le emozioni della serata che hanno passato con voi. Quindi è un'idea simpatica e sicuramente gradita dai vostri ospiti, quella di portare a casa qualcosa, perché veramente le emozioni che siete riusciti a trasmettere rimangono focalizzate nell'oggetto, ed è una cosa molto piacevole avere poi dei ricordi che continuano nel tempo. Il titolo del mio libro si chiama Madame Servì. Madame Servì è una frase importante, perché è la frase che dicevano i maggiordomi, siamo nell'Ottocento, nella borghesia, nel momento più sfarzoso, quando il pranzo era servito, si rivolgevano alla padrona di casa e dicevano Madame Servì, e quindi un corteo elegante dove i cavalieri davano il braccio alle dame si avviava verso la sala da pranzo, e nella sala da pranzo la tavola sontuosa aspettava gli ospiti per un banchetto. E io nel libro ho voluto invitare gli ospiti a un banchetto, per cui il libro è fatto di tante parti dove le cose che vi ho spiegato questa sera chiaramente sono specificate e diciamo chiarite in modo spero vi possa piacere, interessare. E vorrei concludere con una frase della prefazione del mio libro, che è una frase di Bocuse, e dice: ciò che chiamiamo arte del ricevere è soprattutto l'arte di donare piacere attraverso una bella tavola, una buona cucina e tante tante piccole attenzioni. Vi ringrazio per avermi ascoltato.